Oggi ciò che a me preoccupa di più è la disaffezione degli operatori nei confronti del loro sistema. Ecco perché è importante che qualcuno scioperi il 5, perché vuol dire che lo vogliono difendere, che non si rassegnano all'idea di andare a lavorare all'estero, di abbandonare il servizio pubblico per andare a lavorare nel Il privato. privato. Non è più neanche una professione considerata, diciamo, all'apice della stima da parte dei cittadini, e dire che durante il Covid erano gli eroi, no? Ai quali bisognava dare grandi riconoscimenti. Al di là di quello che ha fatto il Presidente della Repubblica con le medaglie, il contratto viene rinnovato con risorse assolutamente insufficienti. Sono stati introdotti i gettonisti, quelli che vengono pagati in una settimana più di quanto viene pagato un medico dentro il Servizio Sanitario Nazionale per un intero mese. E c'è il blocco del personale, cioè da anni non si assumono più medici e infermieri. Siamo arrivati al punto che in questa finanziaria si diminuisce l'IVA sui trattamenti estetici e si aumenta sui prodotti dell'infanzia e si è addirittura prefigurata l'idea di diminuire i trattamenti pensionistici degli operatori sanitari. È come dire incentivo le fughe. E Perché infatti ci sono. adesso sembra che stiano tornando indietro, ma in maniera assolutamente insufficiente. E questo che cosa denota? E lo dico con rammarico. Questo governo sta svendendo con queste scelte, al di là delle parole, le opere pubbliche più importanti di questo paese. La sanità, la scuola, la sicurezza. Tutto ciò a cui ciascuno di noi non può far fronte da solo. Io lo so che cosa sta accadendo oggi. Siccome c'è la lista d'attesa, io mi faccio la mia piccola assicurazione, così vado nel privato e provvedo personalmente. È un'illusione, non ce la fa nessuno. Il bene salute è quello che dicono, ma insomma la sanità per i poveri, però i ricchi, quella pubblica per i poveri, i ricchi provvedono da soli. La sanità per i poveri è una sanità povera. Invece la forza del nostro sistema Era quello di dare un è servizio di quello, qualità a io mi tutti. ricordo quando abbiamo fatto la riforma con il governo Prodi per riscattare la sanità italiana dalla controriforma di De Lorenzo. Avevo qualche problema con il presidente della Lombardia che fece tutt'altra riforma, Era? infatti Formigoni. E infatti abbiamo visto che cosa è successo in Lombardia durante il Covid, no? E lui diceva: io voglio privatizzare la sanità per assicurare ai poveri di poter andare in una struttura privata. Io gli rispondevo dicendo: se nell'ospedale pubblico è contento del servizio il ricco, vuol dire che il povero è assistito bene. Quando io sento dire con quale riforme entreremo nella Terza Repubblica, ho tanto l'impressione che in realtà si voglia mettere fine definitivamente alla Repubblica, a quella Repubblica che è nata con la Costituzione. Io questo non lo posso accettare, perché nella nostra Costituzione c'è scritto l'idea di un paese partecipato, vero, pluralista, nel quale la Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli che ci impediscono di essere un paese giusto. E c'è un disegno istituzionale che è un tutt'uno con questi Sì, che diritti. Questa idea che il popolo diventa sovrano se elegge il sovrano, in quel momento, come diceva Giuseppe Dossetti, in realtà quello diventa il popolo del sovrano e una non il cosa contrario. più una. Sulle grandi sfide di oggi la destra dice cose sbagliate, maledice, magari non riesce neanche a farle, perché con la propaganda hanno preso i voti su cose che io dico alcune meno male che non le hanno fatte, anche perché alcune erano impossibile farle, pensiamo ai blocchi navali. Cioè non c'è una promessa che vanno fatta agli italiani che stanno mantenendo, però sono stati capaci di comunicare una visione di Italia, di mondo nel quale una parte degli italiani, non la maggioranza, perché sono lì in virtù di una legge maggioritaria,
non sono la maggioranza degli italiani. La maggioranza degli italiani, per essere rappresentata, ha bisogno di una proposta alternativa, coraggiosa, dove si percepisca che alla loro idea di comunità, che è fondata, diciamo, a ogni problema si risponde con l'inasprimento delle pene, sanno solo far questo. Qualunque problema in questo paese si risolve aumentando il carcere. E poi sappiamo quali problemi ci sono. Noi dobbiamo far capire che abbiamo un'altra visione del mondo, che il valore della pace per noi è un valore fondante, che una comunità sta insieme se stiamo bene in tanti, non se stanno bene in pochi. E quando io sento, grazie, Rosy, sento parlare, per esempio, di riforma fiscale, ma la nostra Costituzione anche su questo è illuminata. Chi ha più ricchezza deve contribuire di più alla vita della comunità. E invece io continuo a vedere che si tagliano le pensioni, si taglia la sanità, si taglia la scuola e non si ha il coraggio di andare a tassare i superprofitti di chi ha guadagnato in questi anni, anche sulle nostre difficoltà. È così. Ed è destra, eh?